Hai urtato qualcosa, pa. Caleb, stai qui, non muoverti. Hai capito? Sì, signore. Credi di aver investito Dixie? Ma dove vai? Dixie! Sei tu? Dove sei, piccola bastarda? Dixie! Ti sento, continua ad abbaiare. Gesù, Giuseppe e Maria. Chi ha preso il mio spaventapasseri? Pa, hai trovato Dixie? Pa! Mi pare di averlo sentito, pa! E tu, l'hai sentito? Dixie sta bene, Caleb. Resta seduto lì. Qualcuno ha rubato lo spaventapasseri. Ti ho preso. Mi senti? Questo Winchester ha il tuo nome scritto sopra. Vieni fuori e ridammi il mio spaventapasseri. Hai capito? Il mio segugio ti farà a pezzi. Mi hai sentito? Fatti vedere! Tutti quanti. Può pensarla come le pare. Loch Ness. O lo Yeti. Perché no? Ma gli spaventapasseri. È come se la fata turchina ammazzasse tutti i bambini. No, no, grazie. No? Lei beve molto? No. Bene, mi racconti dei suoi libri? Libri. Io
Beh, sì. È stato dopo la mia... la mia terza apparizione nel 1972, quando ho deciso di scrivere un libro sulle mie esperienze. Spaventapasseri, la storia vera. Esatto. Non è stato un successo, vero? Le hanno riso in faccia. Non era la prima volta. Eppure ha continuato a studiare l'argomento, scrivendo 5 libri sullo spaventapasseri. Cosa l'ha spinta a continuare? Whisky. Bourbon. È una battuta, dolcezza. Certamente, sì. Lo sapete che la larghezza media del fulmine misura solo un quarto? È grande così. Sembra più grosso perché è luminoso. Qui, fratello Gavin. Voi due checchi avete già rubato lo spaventapasseri? Passo. Non ancora. Stiamo per farlo, fratello Gavin. Sei sicuro di volerlo fare, David? No, non lo voglio fare, ma è l'iniziazione. Allora, tra 5 minuti noi torniamo con lo spaventapasseri. Tu controlla che nessuno ci venga dietro, ok? Chi? Il soldatino di latta e il leone codardo? Magari le persone che abitano qui. Voi restate in macchina, lo so che... Vieni a stare con me. Eh? Sarebbe grandioso, super grandioso. Dave. Tu pensi che sia troppo presto, non è vero? Beh. Sì, è troppo presto. Tutti e due abbiamo bisogno di un posto dove stare. Senti, Carla ha ragione, Mary. A meno che tu non voglia dormire con tutti e due. D'accordo, ci penserò, promesso. Ciao. Allora, credo che voi piccioncini vivrete felici e contenti per sempre. Io dicevo tu e Carl. Stai scherzando, vero? Gavin, non sono ancora finite le prove. 46, 47, 48... 49? Basta. Papà morto. Tu. Sono distrutto. Ehi, White, dov'è la pizza? Sei pronto? Siete delle Barbie se non sapete nemmeno accendere un dannato computer. È per questo che ti pagano bene, Bartlett. Ok, la gattina è calda. Chi è calda? Solo tu, Sheila. Bartlett, colleghiamoci. Sono un idiota, dovrei vivere con lei. Non dovresti concentrarti sulle arti marziali. Non hai una gara tra poco. È solo per questo semestre. Poi non avrò più impegni. Tu e Mary fate già sul serio. Voglio dire, sono solo un paio di mesi che uscite insieme. 8 mesi, 4 settimane, 6 giorni, 2 ore. E sì, sono totalmente ossessionato da lei. Anzi, sto pensando di chiederle di sposarmi. E questo cos'è? Proprietà privata. Ehi ragazzi, mi sentite? Ragazzi, ci siete? Bene, ascoltatemi. 10 gradi a destra, lo vedete? Certo, lo vedo. Bartlett, puoi avvicinarti un po'? Lo sto facendo. È quello. Credo. Ehi, ho trovato... Stai bene? Accidenti. Non mi... Ehi, ci sei? Tu guarda. Ci sei, fratello Dave? Dov'è la trasmittente? Rispondi, passo. Ah, cavoli. Pronto? Credo di averli persi. Pronto. Non è possibile. Ragazzi... Gavin? Ma che sta succedendo? Interferenza sul Ragazzi, segnale. Mi sentite? Deve essere mi la stupida. Ancora, pronto? Mi fratello Dave, mi senti? Non dovevamo farlo uscire in mi una senti, notte fratello come Dave? Questa. Ma certo, White, perché noi Marines abbiamo paura del buio. La pioggia ci rovina la pelle, non è così? Dovevate avvertirlo, cazzo! Se mi ha rovinato la cuffia, giuro su Dio che gli cancello il conto in banca e dovrà pagare il mutuo per tutta la vita.
Credi che stia bene? Senti, White, non lo so e non mi interessa. Ma c'è quello spaventapasseri. Perché? Cosa c'è? Che ho detto? Fratello Gavin? Gavin, rispondi tu a questi due. Io li ho letti, i libri del tizio della fattoria, e potrebbe essere vero. L'abbiamo mandato là per questo, no? Per vedere se è vero. Perché ti preoccupi tanto per uno stupido spaventapasseri, eh? Pronto? Bene. Mary, muoio dalla voglia di sapere perché vorresti appioppare quell'idiota proprio a me. Andiamo, Judy. Carl è un bravo ragazzo. È intelligente, tranquillo, sensibile. Stai descrivendo un serial killer. Lui è il miglior amico di David, dalle scuole elementari. Non sarebbe bello se il suo miglior amico e la mia amica si mettessero insieme? Tutto qui. Carl è una bella persona. Ti prego, dagli una chance. Dove sono tutte le cose? Dov'è il grano? Le mele, gli animali, le patate? O quello che coltivano da queste parti? Credi che pioverà? Sai, ci sono altre confraternite. Non dobbiamo accettare per forza. Non dirmi che hai paura dello spaventapasseri. È morta della gente. Quale gente? Chi è morto? Mai sentita la leggenda dello spaventapasseri? Stai scherzando, vero? No, è mitologia. I greci. Priapo, il protettore dell'orticoltura e viticoltura. Priapo? Sì. Viticoltura? Sì, esatto. Stava a guardia dei giardini degli dei. Se un intruso veniva beccato, rischiava di essere tagliato a fettine. Priapo, lui prima gli strappava i genitali e poi il cuore. Ah! E non è la parte peggiore, non appena il malcapitato era morto, gli sottraeva l'anima per darla in pasto agli dei. Ti ho portato con me perché avevo bisogno del tuo aiuto. Non mi aiuti affatto. E ora direi di passare al 1987, al Southwest Folklore Symposium di Black Rock in Arizona. Lei era l'oratore principale e la folla la interrompeva di continuo. La polizia dovette intervenire. Lei è un agorafobo? No. Io adoro i ragni. Significa aver paura di ampi spazi aperti. Certo. Paura? No. No, signora. Lei non ne ha idea. Ce l'ho io. Cosa? Priapo. Lo spaventapasseri. Secondo te cos'è quello? Sembra uno sminuzzatoio. Shh! Cos'è questo rumore? Quale? Detesto questo aggeggio. C'è qualcosa che non va, non risponde. Di cosa hai paura? Non mi hai appena detto che io e il mostriciattolo siamo una coppia perfetta? Dico sul serio, Judy, c'è qualcosa che non va. Avranno bisogno d'aiuto. Lui è cintura nera di arti marziali. Sa badare a se stesso. È tornato. È tornato per me. 35 anni dopo. Ma io l'ho fregato, l'ho catturato, l'ho beccato. Lo controllo, lo sorveglio. E non può scappare. Sto congelando. Fa freddo. Judy, prima raggiungiamo i ragazzi e li aiutiamo con quel dannato spaventapasseri. Prima ce ne andiamo da questo posto. Cosa vuole fare?
L'intervista è finita. Spenga la telecamera. Cazzo, la telecamera B è rotta, lo sapevo. Deve essere colpa del tempo. Sì, forse. Registro molte scariche elettriche dalla fattoria. Questa faccenda non mi piace. Aspetta. Cos'è, un cartone? Ma cosa c'entra? Non ne ho proprio idea. E adesso che facciamo? Chiamiamo la polizia. È quello? Beh, come direbbe mio padre, ecco un pupazzo dall'aspetto mostruoso. Perché è legato con la corda? Perché quello stronzo di Kevin vorrebbe che non riuscissimo a tirarlo giù e così non potremo far parte della confraternita. Che coglione. Come facciamo a tirarlo giù? Non ti agitare. Mi sembra di camminare sulle sabbie mobili. Scusa, è legato molto stretto. Tiralo giù, non ci riesco. Ma perché ci metti così tanto? L'ho fatta. Attento, Carlo. Prendilo. Cosa? È vero. È vero. Io lo sapevo. Lo sapevo. Io lo sapevo. David! Mary! Mary! Ecco cosa ha visto mio padre. Che riposi in pace. Questo è per me e il mio dolore. 35 anni, ma ti ho aspettato. Ogni notte, ogni notte, ogni notte. Figlio deve vendicare la morte del padre. Ah, com'è poetico! Sorri, ti mostro. Queste per la copertina del mio nuovo libro. Queste per la copertina di Time Magazine. Queste per l'almanacco del fattore. E questa per il mio premio Nobel. Mi senti? Oh mio Dio! Che cosa ho fatto? Lui è il mio migliore amico! E tu l'hai ucciso! Sì, sì! È il tuo amico!
Senti, io non volevo farlo. Io non... Devi darmi un minuto. Devo riflettere. Lasciami pensare. Senti, dammi il fucile. Te l'hai ucciso. No, tu non puoi capire. 35 anni fa, quella cosa è tornata a vivere e si è presa la vita di mio padre. Io ero solo un bambino. L'hai ucciso? Perché? Oh mio Dio, la leggenda è vera. È ritornato in vita, figliolo. Combatti! Non devi soccombere! Non devi scappare davanti a lui! Devi combattere! David! Ora sta meglio. David, sono io, Carl. Ti posso aiutare? Lascia che ti aiuti. David, che cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi. Grossi topi di fogna. Ho fatto un sogno quando avevo 4 anni. Hai urtato qualcosa, pa? Mi trovavo in un prato. Era estate. Caleb, stai qui, non muoverti. Il mondo era perfetto. Io ero seduto al posto del capitano con mio padre sulla sua mietitrepiatrice. Credi di aver investito Dixie? Pa, hai trovato Dixie? Era l'alba. Ridammi il mio spaventapasseri, hai capito? E poi... Il mio segugio ti farà a pezzi, mi hai sentito? Fatti vedere! Pa! Per 35 anni ho creduto che fosse un sogno. Cos'era quella cosa? Cos'è successo a David? È davvero un gran sollievo sapere che la tua vita non è la barzelletta che pensavi sarebbe stata. Quando sono corso fuori nel campo, io non avevo paura. Non mi importava. Il
lavoro e tutta una vita ha avuto un senso. Lo spaventapasseri non è un mito. Lui è vivo. Lei ha ucciso il mio ragazzo. Mi dispiace molto. È stato un terribile incidente. Ma devi sapere che non è propriamente morto. Io lo amavo. Lo odio. Lo odio. Salve, dottor Baxter. Mi dai la cartella di Piper, per favore? Certo. Io vedo dentro di te. Riesci a sentirmi? Io vedo il tuo cuore malvagio. Tu mi hai rubato tutto quello che amavo. Mio padre, la mia vita, non ho più nient'altro da dare, niente altro da prendere. Oh, Ixon. Mi piace come scrive. Racconti del terrore. Sei un amante del pericolo? Abbastanza. Io posso farti provare il brivido. Davvero? Sempre che tu sia d'accordo con me. Non sarebbe male. Esci ancora con Frank? Che importanza. Sei qui per la ragazza, eh? Troppo tardi. L'hai mancata. Ci siamo solo tu ed io qui. Io non ho paura di te. Io non ho paura. 2.5 da Madison. Di sopra. Nel retro. Chiedi di me. Ok. Ok? Bene. Io sarò in radiologia. 2.5? 2.5. Non scordarlo. Ok. Tic-toc, tic-toc. Scusami, hai dimenticato qualcosa? Vado in terapia intensiva. La signorina Anderson si è svegliata. Oh. Tic-toc, 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 tic-toc. Kevin, la chiamata è a tuo carico, ti rimborserò. Ti prego, sono Mary, mi serve aiuto. Sono qui fuori dall'ospedale.
Rachel, non dovresti essere qui. Cosa fai, il grande protettore? Ehi. Falla finita, Larry. E anche figlio mio. C'è un macello là dentro. Dov'eri mentre accadeva tutto questo? Lo scriverò nel mio rapporto. Quindi non me lo vuoi dire? Senti, tu non dovresti essere qui. Sei incinta di 7 mesi. Non aggiungo altro. Tu hai visto qualche cosa, non è vero? Oh, oh, eccola là! Gavin, ferma la macchina! Ciao! Ti ho portato i vestiti che hai chiesto. Che ti è successo? Carina la maglietta, eh? Grazie. L'ho presa con la mia amica ai grandi magazzini 3 mesi fa. 60% di sconto, solo $48. L'ultima volta che ci sono stata ho speso $300 per un baby doll. Viziosa e maliziosa. Credo che l'ultima cosa che la tua amica vorrebbe è che tu le fissi le tette. Ho imparato il bacio alla francese. Grandioso. Grazie di tutto, Sheila. Oh, non c'è di che. Non sei neanche dispiaciuto per aver ucciso il mio ragazzo. Ehi, l'ho chiamata io la polizia. Ho fatto una deposizione. Senti, portami alla macchina. Per quello che vale, mi dispiace. Ora ho coinvolto anche la polizia. Domattina ho un incontro col preside. I professori hanno già chiamato 6 volte. Scusa tanto se il mio ragazzo, morto per un tuo scherzo, ti sta dando queste seccature. Non sto dicendo questo. Non sapevo che Caleb fosse pazzo. Sì, okay? Certo, ora lo sai. Avete letto i suoi libri? Affascinanti! Si leggono in un baleno! È successo qualcosa in quel campo, Gavin. Qualcosa... Sì, certo. Dov'è finita Judy? All'ospedale, suppongo. Non l'ho più vista. Oddio. Dobbiamo tornare indietro. Ti accompagno alla tua macchina. Ci vai da sola, se vuoi. Ma è in grave pericolo. E allora? Ci sono i dottori. Non te ne frega niente, non è vero? Non posso saltare le lezioni. Cosa ho creduto di vedere in te? Forse hai notato gli occhi. Sono davvero molto sexy. Gavin, torniamo all'ospedale. Judy potrebbe essere la prossima. Caleb è morto. Allora i suoi libri valgono di più. L'ho visto. Ho visto lo spaventapasseri. Santo cielo, Mary, anche tu. È solo una storia. Che cosa vorresti dire? La verità sullo spaventapasseri? Sono tutte stronzate. È solo una scusa per scrivere un altro libro. Ecco perché abbiamo detto a quei due idioti di rubarlo per l'iniziazione. Ma come? Tu sei intelligente, non devi credere alla stregoneria. Lo so che sembra incredibile, ma l'ho visto. Ha ucciso Caleb all'ospedale. Se capita nel mio quartiere, lo prendo a calci in culo. Ah sì? Che cosa ti rende così sicuro? Io sono un marine. Non ancora, Gavin. Io sono un marine. Tecnicamente? Tecnicamente devi tacere, Sheila. Oh! Lo prendo a calci in culo. A casa ho tutto ciò che mi serve. Perfetto. E adesso portami alla macchina. Wow! Che razza di posto è questo? È una specie di fattoria, vero? Sì, è una fattoria. È davvero sinistra. Mette i brividi. Non starei mai qui da sola. Mi capisci, no? Ci vediamo dopo, Mary. Non puoi lasciarla qui, Gavin. Le chiavi, dove sono le chiavi? Accidenti. Accidenti. Thank you.
Gesù! Oddio! Oh mio Dio! Se n'è andato, Carlo, se n'è andato. E non mi manca neanche. Non è strano. Sai, non sento la sua mancanza. È successo poche ore fa e... Lui è ancora qui. Sì, lo sento anch'io. Scusa. Non volevo farlo. Eri gelata. Le chiavi della mia macchina sono rimaste all'ospedale, ma la Jeep di Caleb è qua fuori. Vediamo se riusciamo a trovare le chiavi. Mettiti questa. Aiutami a trovare le chiavi. Dobbiamo aspettarlo qui. Carla, dai, dobbiamo sbrigarci. Devo restare qui. Io devo restare qui. Muoviamoci. Su. Prendiamo le chiavi e andiamo. No, no, Mary, ascoltami bene. Che noi dobbiamo c'è? Restare. Dobbiamo aspettare Dave. Io devo restare e devi farlo anche tu. Dobbiamo aspettare Dave perché arriverà presto e noi dovremo essere qui quando Carl, arriva. Può darsi che tu sia ancora sotto shock, non lo so. Ma ho le chiavi e dobbiamo andarcene subito da qui. Tu rimani se vuoi, io vado. Lui non uccide. Non ucciderà nessuno. Chi? David. Tu lo sai. Non è vero. Vi ho visti ieri sera. Si è avvicinato a te, ma non ti ha uccisa. E vuoi sapere perché, Mary? Perché non può e non vuole. Io conosco David da una vita, chiaro? E non ti farà del male. Lui... Lui ti ama. Ha ucciso Caleb. Caleb gli ha sparato! David è morto. E non lo rivedrò. Dove stiamo andando? Carl, la tua passione segreta è ancora all'ospedale. Passiamo a prenderla e lasciamo la città per sempre. Avanti, sbrigati! Restiamo solo un minuto e ce ne andiamo al volo. C'è nessuno? C'è nessuno? A quanto pare è chiuso. Salve, siamo qui per vedere una paziente, Judy DeLillo. Siamo venuti Bentornata, a trovare... signorina Anderson. Biscotto? No, grazie. Io... È qui per la sua amica, la signorina DeLillo? Sì. Sì. Biscotto? Che peccato. La polizia è andata via circa un'ora fa. Avrebbero parlato volentieri con lei. Judy è stata sotto shock per tutta la notte. Più o meno 20 minuti fa si è svegliata. Sta bene. Qual è l'esatta natura del suo rapporto con la signorina DeLillo? È la mia migliore amica, studiamo all'Emerald Grove School. Ci vuole portare da lei. Vi sta aspettando. Signorina DeLillo, 5 minuti. Ciao, bellissima. Siamo venuti a prenderti. Mary. Guarda qui. Mary!
È troppo tardi, Mary. Morirete anche voi. Moriremo tutti. Ehi! C'è nessuno? Andrà tutto bene. Tu stammi vicino, ok? Ascolta, Mary. Non combatterlo. Lui ti amava. Voleva stare con te. Accetta quello che viene. Non puoi uccidere ciò che è già morto. Judy, andrà tutto bene, tesoro. Resta con me. Judy. 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 Sì? No, Ruby. Cosa c'è? Ah. Tieni, è tua moglie. Oh, cazzo. Sì? Sì, tra 10 minuti sono da te. Sta bene. Chi? Judy. Judy DeLillo. No. È sempre a un passo dalla morte. Hai intenzione di arrestarmi? Le racconto una storia. Ci sono 2 ragazzi felici, si amano e magari si sposeranno. Il ragazzo vorrebbe entrare in una stupida confraternita, ma prima deve superare una prova. E così ruba uno spaventapasseri. Però non uno qualunque, bensì lo spaventapasseri di Caleb Kilgore. Caleb individua l'intruso, prende la mira e bang! Uccide il fidanzato della ragazza. Poco tempo dopo, la ragazza è in ospedale. Terapia intensiva, nessuno in giro. Ha ucciso il contadino per vendicarsi, ma c'è una testimone, la sua amica. Quindi la ragazza ritorna all'ospedale per mettere fine a questa brutta storia. Allora, le è piaciuta? Si sieda, per favore. Beh, io mi siedo. Può dirmi cos'è successo stanotte? Al suo amico David Brunner? Mi devo alzare. Non ce la faccio a stare seduto. Eravate ottimi amici, vero? Ho letto i vostri documenti. Entrambi di Boston, siete cresciuti insieme. Deve essere stato terribile. Devo andare da qui. Perdere il suo amico in quel modo. Non posso restare qui. Me ne devo andare. Perché non mi racconta com'è andata? Lei crede allo spaventapasseri, sceriffo? Oddio. Anche lei tira fuori questa storia. Tutta la città sta impazzendo. Io l'ho visto. Ho visto lo spaventapasseri. E l'ha visto anche lei. So che è così. Bene, basta così. Hai il diritto di restare in silenzio. Anche questa. Resti qui, la chiudo dentro a chiave. Aspetti, non può lasciarmi qui. Ah, scusa se ti ho svegliato. Sì. Un dottore ha visto qualcuno entrare nella stanza dei quadri elettrici. Ehi, attenta allo spaventapasseri.
Signorina Anderson, non può entrare qui. La porto a casa e se ne vada anche lei. Non avrebbe dovuto andar via. Mi dia retta, le consiglio di andarsene come tutti noi. No, non credo proprio. Lei resterà qui. Non sei proprio tu, vero? David, no! Judy! 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 No! No! Sei ferita. Chiama un dottore. Ehi, ehi! No, non mi lasciare! Ok, resto qui con te. Non preoccuparti. C'è nessuno? Ci sono qua, io non ti lascio. Mary, dobbiamo tornare alla fattoria. No, Carl, qui per me non c'è più niente. Lasciamo la città per sempre. Gesù! David. Carl! Io devo aiutarlo. Dobbiamo andarcene subito. Che cosa ti salta in mente? Tu non puoi capire. Sì che capisco. Lui ti ucciderà. Non scendere dalla macchina, no! Dave! Fermati, ti vuoi fermare? Santo cielo, coraggio. Non sei morto. Carl, dobbiamo andare. Mi dispiace. Davvero, è tutta colpa Carl. Mia. Mi dispiace. Visto? Guarda cosa hai fatto. L'hai ucciso. Hai ucciso il mio miglior... Vieni via. Sali in macchina. Non è morto, non l'hai ucciso. Cosa ti avevo detto? Lo sapevo che non potevi ucciderlo. È il mio migliore amico. Sta seguendo me. Cosa? Mi ha seguita fino all'ospedale. E Judy. E mi sta seguendo anche ora. Che cosa vuole, Carla?
Che cosa posso dargli? Mi sento in trappola. Io non posso partire. Come ha detto Judy, continuerà a perseguitarmi fino alla morte. Ci ucciderà tutti. La deve smettere. Lo devo fermare. Va bene, Mary, ma adesso andiamo alla fattoria, ok? Devo mostrarti una cosa. Torno indietro, ma devo fermarmi in un posto. Dove? Carl! Cosa ci facciamo? Dobbiamo prepararci! Per cosa? Per i Marines! Detesto questo posto! Sai, loro non sono veri Marines. Ehi! Wow! Quanta fretta! Stiamo cercando Gavin. Perché lui è così speciale? Me lo dici? Vuoi venire in camera mia per parlarne un po' a quattro occhi? Allora? Noi dobbiamo... Sto parlando con te, moccioso! Morirai. Ciao ragazzi. Gavin, spegni la luce. Ci sono i tuoi amici. Io non ho amici a quest'ora del mattino. Mary. Carl. Dovrei parlare con te. Non avevi lasciato la città? Senti, non è il momento di riallacciare la nostra relazione. E poi qui c'è Sheila. Non mi interessa, fate pure. Va bene, anche il triangolo. Chiamami tra un'ora. Ho bisogno del tuo aiuto, Gavin. Chiamami tra un'ora. So cosa vuole lo spaventapasseri. Mi sta seguendo. È una cosa personale, vero? No, mi sta seguendo e sono sicura che verrà qui. Grandioso. Grazie mille. Tu hai detto che sapevi come fermarlo. Lo spaventapasseri non è reale, è un mito. Non esiste lo spaventapasseri. Che cosa è stato? Il tuo mito. Stai scherzando? Devo preoccuparmi? Sì. Ve ne dovete andare. E anche di corsa. Chiamate la polizia, chiamate la Guardia Nazionale se volete, ma andatevene. Non posso. Lui non si fermerà. Hai messo tutti noi in pericolo venendo qui. Tutti quanti, compresa Sheila. E soprattutto me. Hai ragione. Ho pensato che se non lo fermavano i Marines... Mi dispiace. E ora dove credi di andare? Secondo te... Dallo spaventapasseri. Gavin, non so cos'altro fare. Ho messo tutti quanti in pericolo e ora tocca a me provare a fermarlo. Tu resta qui. Ci vado io dai maledetti Marines. Codice 3, ragazzi, muovetevi! Codice 3, andiamo! Codice 3, Rick! Ma che... Cazzo! Aiutami! Ricky è morto! Gavin! Aiutami! Sta arrivando! Gavin! Ascoltami! So che avete delle armi qui, possiamo fermarlo! Sì. Le tiro fuori subito! Lo vuoi ammazzare, Gavin? Sì. Che fai, Gavin? Cosa stai cercando? La Glock, eccola. Io pensavo a qualcosa di più grosso, tipo il bazooka. Non sminuire la Glock. Precisione austriaca, leggerissima, 15 proiettili, 9 mm punta cava. E lui? Come si ferma un dannato spavento? Col fuoco, solo il fuoco può annientare quel mostro. Certo, c'è il calabrone al piano di sotto. Come può un insetto uccidere uno spaventapasseri? È allergico. No, non è allergico. Il calabrone è un bazooka da tenere sulla spalla. Spara proiettili incendiari con propulsione a razzo. Accidenti. E lo tieni in cantina? Sì, non è certo un'arma legale e non voglio aggiungere altro. Veniamo a darti una mano. Voi no. Uscite dalla finestra e chiedete aiuto. Forza, andate! Io chiamo i ragazzi. Noi siamo abituati a questa merda. Gavin, tesoro. Vai! Vai via? Sì, sì, andate! Codice 3. C'è nessuno in linea? C'è nessuno? Rispondete! Gli aggeggi non funzionano. Pronto? Pronto? Niente. È un altro giusto. C'è nessuno in linea? Roger, Solik, Martin, Jobin, pronto!
Rispondete! Pronto! Linea 4! Mary, stai attenta! È davvero un bel salto! Non risponde nessuno! È davanti alla tua porta! Vieni fuori! Vieni Devi fuori! Andare in cantina! Non gli sparare, lo fai solo incazzare di più! Tutto bene? Aiutami ad alzarmi. Ti sei ferita la gamba? Sto bene. Ce ne dobbiamo andare subito. Cos'è successo? Mary è caduta. Sta bene? Non lo so. Ce la fa a guidare la macchina? Non lo so. Cazzo. Joby! Come ti senti? Ha la caviglia gonfia. Andiamo a prendere il necessario per medicarla. Hai chiamato la polizia? No, non l'hai chiesto a me, l'hai chiesto a lui. Vuoi chiamare sta cazzo di polizia, cervello di gallina, prima che ci uccida tutti, eh? No, lo sai, ce l'hai davvero piccolo per essere una grossa testa di cazzo. Brutto stronzo. Sheila, scusa, Sheila! Cazzo. Scusa, ti ho fatto male. No, sei bravissimo. Qualcuno vuole dirmi che cosa sta succedendo? Dove sono Solik, Rogers e Ward? Ward è andato al cesso. Solik e Rogers sono andati in palestra. Sono le 5:15, gli altri sono usciti a correre. Jobin era dietro di me, ma quel mostro, giuro su Dio, che è gigantesco. Ho sentito quelle storie, ma credevo fossero storie di fantasia. Lo sappiamo, datti un contegno, per l'amor di Dio. Ma quello ha preso Jobin, l'ha sollevato da terra, l'ha lanciato dall'altra parte della stanza. Non voglio più partecipare a questo gioco. Mi dispiace, ma io torno a dormire. Bartlett, avverti la squadra. White, quello piange sempre. Restiamo qui seduti ad aspettare? Sì, se vuoi diventare un eroe, non devi esserlo già. Noi restiamo qui finché non vediamo arrivare la polizia o i Marines. Ho sempre pensato che tu fossi il tipo che prima spara e dopo fa le domande. Già, la vita è piena di sorprese. Come sappiamo quando arriva la polizia? Ti puoi collegare con gli altri monitor della casa. Altro che. Ma è troppo facile. È poco stimolante. Ci ucciderà tutti quanti. White, chiudi quella cazzo di bocca. Fatto. Bene, passa ad un'altra stanza. Vediamo cosa c'è. Santo cielo. È la recluta, vero? Cazzo, cazzo, cazzo. Prova in un'altra stanza. Con piacere. Cazzo. Quello Jobin. Che c'è? Che è successo? Stai zitto, stai zitto! Si muove. Jobin! Santo cielo! Allora è ancora vivo! Alla fine. Dobbiamo andare a prenderlo! Ma se andiamo là fuori sarebbe un suicidio! Ma che dici? Certo che dobbiamo recuperare Jobin! Cazzo, che razza di gente siete? Ormai lui è spacciato. Lo sapete che se andate a prenderlo moriremo tutti! Fanculo! State tutti zitti! Chi lo prende il calabrone? Già. Ci vado io. Se hai bisogno, vengo anch'io. No, tu resta al computer. Viene White. Cosa? No, signore, neanche per sogno. Vengo io. Bene, obbedite agli ordini. Mary, non appena vedi la minima ombra, avvertimi subito, anche se fosse uno schifoso scarafaggio sul pavimento. E chiamami quando arriva la polizia. Bartlett, vieni, andiamo. Cosa? Ehi, aspettate, io non voglio stare qui. Col cazzo che ci resto! Mary, Carl, non dovete far entrare nessuno. Ragazzi, adesso tocca a noi. Carl? Sì? Perché quel coso continua a perseguitarmi? David ti ama. Vuole farmi del male, no, mi vuole uccidere. Non è così. Lui ti ama. L'ossessione può essere molto romantica. Vai, muoviti, vai.
diavolo! Shh, piantala. Ma che cazzo? Forza, togliamo Rick dal corridoio. Avvisami quando Rachel si sveglia. Ah, signore. Sì? Congratulazioni. Ha già scelto il nome. Audrey Cheyenne. Passa e chiudo. Grandioso. Altri cadaveri. Non è per niente facile, vero? Gavin, mi senti? Sono Gavin, passo. Tornate al piano terra, è arrivata la polizia. Ricevuto. È arrivata la polizia, White. Meglio non farci beccare armati, quindi andrà giù Bartlett a riceverli. Noi andiamo a recuperare Jupy. Ah, niente da fare, voglio andare giù anch'io. E allora ci dovrei andare da solo. Bartlett, tu... Porca puttana! Maledetto mostro. Ma quanto è carino. Bene. Ora ti arrostisco, figlio di puttana! Cazzo. Serve aiuto. Speriamo che la polizia arrivi. Sì, lo spero anch'io. Sì, via, 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 via! Uno zerbino ad alta tensione. Sì. Ci mette il piede e bam! Il nostro spaventapasseri finisce arrosto. Perfetto. Così va bene. Lui è sulle scale dietro di noi. Sì, lo so. Uno di noi lo fa passare sullo zerbino. E l'altro infila la spina. E il signorino è fritto. Ma dov'è finito? Bene. Tu pensa a infilare la spina, io cerco di attirarlo qui. Attento, non vorrei grattarti via dallo zerbino per un mese. Certo. Spaventapasseri! Siamo qui! Eccolo. Ora! Cazzo! Ma che diavolo succede? Devo staccare la spina o brucia la casa, il circuito. No, non staccarla! La casa non brucerà, aspetta ancora! Cazzo! Sei morto, figlio di puttana! Sei morto! Morto! Sì! Sono Gavin, passo. Gavin, cos'è successo? Va tutto bene? Sì. L'uomo di paglia è fritto, ma... Gavin, ti sento molto male. È morto. Sì. L'abbiamo rispedito all'inferno. Sceriffo, è arrivato tardi. L'ho ucciso io. Veramente? C'è puzza di toast bruciato. Chiami i soccorsi, ma... non credo che servirà. Bartlett è qui e ce ne sono altri due al piano terra. Io devo raggiungere gli altri. Oh, e quello cos'è? Non lo so. C'è qualcosa che non va. È meglio se andiamo via. Dai, Carla, aiutami a scendere le scale.
Ci vediamo in macchina, prima devo fare una cosa. Oh no, Jobin. Gavin, scusa, è tutta colpa mia. Mi dispiace di averti coinvolto. Scusami tanto. È tutto ok. L'abbiamo sistemato. È finita. Gavin è morto. Sono tutti morti. È entrato in casa e li ha ammazzati tutti. Non parlare così. Se lo meritavano, erano un branco di stronzi. Smettila. Vuoi stare zitto? Agente, novità di Rachel. Brutte notizie, signore. Come dici? Ci sono complicazioni, è in terapia intensiva. Oh, Cristo. Devo andare a prendere la macchina. Non possiamo tornare indietro. E allora dovete portarmi all'ospedale. Noi andremo alla fattoria. Sentite, non mettiamola ai voti. Ferma subito la macchina. No. Ascolta, ferma subito la macchina, altrimenti ti arresto. Non te lo chiederò due volte. Ferma la macchina, adesso. Non faccia casino! No! Sali sulla jeep! Sulla jeep! Ascolta, dobbiamo andare all'ospedale! Facci tu! Devo prendere la macchina, devo andare! Ehi! Fermati! Dove sta andando? Tornerà indietro! Fantastico! Ma porca puttana! Tu, rimani qui! Certo! Agente, come sta Rachel? Aspetto notizie, signore. Io l'amo, lo sapevi? Sono l'uomo più stronzo del mondo, ma l'amo.
Glielo devi dire. Devi dirle che l'amo, che sarò bravo e che... che tutto si sistemerà. Devi dirglielo. Ricevuto. Volti lentamente con le mani ben in vista, signore. Lentamente. Salve, agente. Io stavo solo assicurandomi che fosse tutto ok. Va tutto bene, davvero. Può anche mettere giù la pistola adesso, davvero. Sceriffo? Le chiavi. Ciao, Mary. Non capisco. Dov'è lo sceriffo Lepper? E dov'è la tua macchina? Mary, ascoltami. Dobbiamo tornare alla fattoria. Ma cosa stai dicendo? Mary, dobbiamo tornare dove tutto è cominciato. Carla, ho paura. Dov'è lo sceriffo Lepper? Mary, c'è una cosa che devi sapere. Cosa fai, Mary? Mary! No, Mary! Mary! David! David! Era il nostro piano! Non devi farle del male! Prendimi, ti prego! Prendimi, noi siamo amici! Ti chiami David Brunner. Abiti all'angolo di Killian e Manchester. Noi... No, David! Andavamo alla scuola elementare Jefferson insieme! Ascoltami, ti supplico! Non puoi ammazzarmi in questo modo! Ti ho dato Mary, ti prego! Non farle del male! Ti prego, ascoltami! No! David, prendi me! Io ti ho dato tutto! Non farlo!
Se non mi uccidi tu, ti ucciderò io! Carl! Carl, no! Carl, no! Carl! I'm sorry, 'cause you have no
Why not just sit a while together to do? I can't think nothing better, 'cause I'm a little time bomb, tick, tick, ticking all night. Hope this conversation ceases before we